muovi solo tu. Questa è la Santa Insolvenza, giusto? Sì. Come mai così? È parodistica Santa Insolvenza, che è la santa dei precari e delle precarie. E diciamo che ci siamo resi conto che contro il precariato non c'è più santo che tenga. Quindi anche questa parata così, il messaggio è ovviamente simbolico. Parliamo di insolvenza perché il debito comunque non è stato un debito contratto da noi, bensì da altri, dalle banche, e quindi non siamo noi a doverlo pagare. Il messaggio di Santa Insolvenza è questo qua: noi non vogliamo pagare il debito, noi non vogliamo pagare i costi di questa crisi che si stanno abbattendo su studenti, precari e lavoratori, e non sui diretti responsabili, e quindi siamo... Tu sei di Bologna? Studio Bologna, sono una studentessa a Bologna fuori sede. Ecco qui per voi la Santa Insolvenza, il verbo si è fatto carne! Santa Insolvenza, diritto all'insolvenza! Non ci sono governi più buoni di altri, molto probabilmente questi tecnici dovranno affrontare gli stessi tagli che continuano a proporci da mesi e che cominciano ad essere reali sulle vite di tutti i giorni di tutti noi. Questo rende evidente un fatto molto chiaro: non ci sono soluzioni politiche e governative che possono risolvere questa crisi all'oggi, e quando diciamo non ci rappresenta nessuno, pensiamo che la soluzione a questa crisi arriva dalle piazze, arriva dalle occupazioni, dai movimenti sociali, non di certo da qualche salvatore della patria travestito più a sinistra degli altri. Non sarà nessuno a salvarci a Montecitorio fino a che non ci riapproprieremo di tutto riappropriabile. Perché Santa Insolvenza? Perché c'è un debito, che è un debito sia pubblico o statale, sia un debito delle famiglie che è fatto con i mutui, con i prestiti, che è un debito che è illegittimo, perché tante famiglie che non riescono più a pagare il mutuo a causa della crisi, dei licenziamenti, della precarietà, noi diciamo che hanno diritto alla bancarotta, cioè a rimanere in casa e a non andare a vivere sotto un ponte, anche se per un periodo di tempo non riescono a pagare questo mutuo, non riescono a pagare l'affitto. Ci sembra paradossale che la Goldman Sachs abbia diritto alla bancarotta e essere salvata con i soldi dei contribuenti, mentre un precario che viene licenziato non riesce a pagare il mutuo deve finire sotto i ponti. Quindi Santa Insolvenza, questo era un esempio tra tanti, però Santa Insolvenza vuole legittimare tutti quei comportamenti di ripresa di bisogni e desideri. Ma secondo te c'è più rabbia o più speranza? Ma secondo me in questo momento c'è più rabbia, perché è una prima fase di questo movimento globale che da Piazza Tahrir a Occupy Wall Street sta prendendo consapevolezza del fatto che c'è una ricchezza prodotta in maniera comune da tutti e tutte, però appropriata dall'1%, in realtà saranno il 2 e il 3% della popolazione mondiale, che hanno oltre il 70% di tutta la ricchezza, quindi trilioni e trilioni di euro fermi nelle banche e dei loro cavò per i loro consumi da ultraricchi, mentre noi vediamo i salari fermi, vediamo gli aumenti dei prezzi, vediamo, come dire, un impoverirci di quel 99% delle persone che però poi sono la vita reale e l'economia anche reale. Ma per l'Italia invece cosa ti aspetti in futuro, soprattutto per i giovani? Io mi aspetto che ci sia un grosso collegamento con le altre piazze, perché noi sappiamo che se rimaniamo sul piano nazionale abbiamo già perso la finanza globale, la moneta stampata a Francoforte, i fondi monetari di Washington. Dobbiamo riuscire a conquistare una nuova Europa, che non è quella della BCE, ma è quella delle piazze globali che parlano di democrazia reale immediatamente.